andiamo in una sala parto, va bene? Ok. Nel lettino. In un'altra stanza. No, col lettino mi portate. No, facciamo quattro passi. Sì che ce la fai, tu puoi fare tutto. Io dovevo spingere, nessuno mi credeva. Ok, forza e coraggio, andiamo. Ah, vai, alza i mani, ti attacchi, guarda, ti attacchi qui, ti attacchi a tua mamma. Mi fa un massaggio. E andiamo di là. Una cosa che proprio non volevo fare era spostarmi di stanza perché non riuscivo a camminare più di tanto. Infatti quella, la parte in cui ho camminato fino alla sala parto non me la ricordo. Ho camminato? Io? Ok. Sono le 11 di sera. Dopo 2 ore di travaglio, Alexandra viene portata in sala parto. Fuori, ad aspettare impaziente l'arrivo di Gabriele, resta Gianluca. Allora, concentriamoci, ok? Tu dimmi bene che cosa senti adesso. Adesso devo spingere. Adesso, puoi provare a tirare questa lama verso di te? No, era più comodo prima. Bravissima, ora non ti devo neanche visitare. La testa. Ma veramente vi dicevo che dovevo spingere io. E poi ho spinto. Bravissima! Siamo arrivati, amore. Sei bravissima, eh? Guarda che se spingi così tra poco conosciamo Gabriele. Ok? Eravamo proprio nel momento clou. Devo darle coraggio. Arriva. Ok, falla arrivare bene, forte forte come prima. Io non so se alla sua età mi sarei comportata nello stesso modo, sarei stata forse più... avrei avuto più panico. Solo quando è forte assecondi la spinta. Fa quello che ti dice Gabriele. Dai, bravissima. Dai, prendi fiato e subito un'altra. Dai, brava, brava, brava. Bravissima, bravissima! Quanti capelli che ha! Aia! Che comodo! Beh, tra poco nasce, eh! Avere mamma vicina è stato veramente un aiuto. Mi stringeva le mani, mi aiutava comunque mentre spingevo. Arriva, no, sono sei qua, amore, non vado da nessuna parte. Guarda, non ti diciamo più niente perché tanto sei bravissima. Dai, amore, brava, ma che brava la mia bambina. Che brava che sei. Grande. Bravissima. Quanto è passata la pasta, eh? Sono proprio quei momenti in cui vuoi la mamma. Quante spinte manca? Poche. Se spingi bene come hai spinto finora ne mancano poche. Io non ce la faccio più. Ce l'hai già fatta. So che fa tanto male, ma sei super brava, ok? Ok, vuoi darmi una bella spinta? Quando è forte, spingi. Bravissima, vai. Bravissima. Non trattenerla adesso. E 57! Ciao! Benvenuto, Gabriele! Ciao! Sei bellissimo! Ciao, amore! Ciao, amore! Mamma mia, che bello! Sei bellissimo! Sei bellissimo, amore! Non mi hai fatto nemmeno tanto male, me l'avevi promesso. No, mamma, mamma. Aspettate, amore mio. C'è la mamma. C'è la mamma, sì. Sì? Sì, sì, lo so. Schitta papà. Che ti ha detto? Che c'è?
ho chiamato mio padre, che era contentissimo. Mi ha chiesto ovviamente come mi sentivo, e è stato bello perché ci siamo detti che potevo sentirmi come lui si sentiva quando... quando sono nato, sostanzialmente, quindi... Mi avevo detto, se doveva partorire, almeno il giorno del mio compleanno, che è il primo agosto, invece ci ha fregato per 6 giorni. Non potevi capire com'era fino a quel giorno. Eh sì, Alexandra mi ha fatto un bel regalo, sì. Devo dire, Alexandra... me ne ha fatti tanti, però questo è il più bello. Ma che bello! Congratulazioni. Tanto sta dormendo, vicino. Eccolino. Qui cerchiamo volontari per il cordone. Taglio io o tagli tu, nonno? Non lo so, come va? Taglielo. Di sicuro quando... sono entrato in questa famiglia non pensavo a così tante belle esperienze che poteva regalarmi Alexandra. Ti taglia il cordone? Ma se non vuoi, cioè dillo qualcuno. No, male. Non volevo, lo taglio io. No. L'esperienza. Mi hanno detto che proprio il nonno desiderava tantissimo. Ma chi l'ha detto? Sì, sì. Qui non si parla di la figura padre, amico, qui si tratta proprio di un rapporto completo, ci puoi mettere l'amicizia, quello che vuoi. Ti do questa, sì. Tocca la forbice solo con quel guanto, io tengo fermo il bimbo e tu tagli tra queste due pinzette, va bene? Ok, perfetto. Adesso siete separati. Siete liberi, eh? Grazie al nonno. Che nessuno voleva fare. Siete bellissimi tutte e due. Guarda che bello. Hai visto? Sì. Ma mo giochiamo tutto il giorno insieme, col nonno. Sicuramente è qualcosa che ti porti dentro, sei contento. Ho capito veramente che sono importante. Li ho separati. Li hai separati? Bravo. Non ho capito perché siamo qua accovacciati. Ci piace così. Che fai giovane. Ma io che mi rialzano. Ma che ti chiamano nonna. No, che ti chiamano nonna. È meglio che te metti per terra e fai vedere che sei una nonna sportiva. Mannaggia. Abbiamo finito di dormire. No, 3 giorni si fa qua niente. Vero? Io? Ma uno è già questo, quindi... Come sta sto fagoletto? Adesso bene. Sto bene anch'io, ciao. Non so, ti l'ho sentita prima. Io sono stata archiviata. Io da quando è nato Gabriele sono stata archiviata. Se si sveglia me lo dai. A me non mi sembra. Dai. Che è successo? Mi sono accorto che comunque ero diventato zio. Magari mi... cioè... prenderà più attenzione di lui che me. Ho paura, ma cioè io dovrei metterlo giù perché sennò si prende il vizio di dormire così. Guarda, lo sposto, dai. Lo sposto. Com'è essere nonno? Chi sono? Non lo so neanch'io. Il nonno in questo momento è bello. Ce l'ho. Devi far veloce. Vai, è indolore. È indolore? Non lo so. Che è successo ora? Ah, ce l'ho. Braccetto. Tranquillo, ce l'ho. Capisci quanto è piccola, come lo devi maneggiare, cioè incominci a capire quello che poi farai a casa nel quotidiano. Comunque io ho una paura matta di fargli il bagno. Il bagno è fighissimo, apri l'acqua del bagnino. No, ma anche solo... metti dentro, no. Mettiamo quello. Non hai capito, anche solo sciacquare i sedili come hai fatto tu, che lo devi tenere. Mi sono sentita nonna, no. Ancora la parola nonna. Non mi ci vedo. Anche a cambiarlo faccio fatichissimo. Anche perché vedo ancora Alexandra bambina. Dobbiamo un po' crescere ancora entrambe, secondo me, lei come mamma e io devo imparare a vederla come tale. No. Tutto. No. Oh, comunque è troppo figo, eh.
Cioè, voi voglio rubo veramente. No, ti prego. Non si sveglia. Gabriele è arrivato solo da due giorni e già ha sconvolto gli equilibri della famiglia. Oggi è il giorno delle dimissioni e Alexandra, nell'attesa che vengano a prenderli per riportarli a casa, comincia a fare i conti con le prime difficoltà da mamma. No, non ci credo. Ma sei proprio un orologio svizzero. Ti pulisco. Hai fatto la pipì? Un po' impossibile che li stimoli così tanto. Aiuto! Come faccio a metterti? Proviamo. Veloce, veloce, veloce. Basta, ho finito, amore. I giorni veramente all'ospedale sono stati un inferno. Vedevo che piangeva, disperato, che aveva fame, non sapevo cosa fare. Mi sono sentita, tra virgolette, in colpa perché non avevo tutto il cibo che lui voleva. Vieni qua. Caro, caro. Vieni qua. Lizzy, seduta. Seduta. Guarda chi c'è qui. Piano, piano, piano. Oh, si muove. Ecco la lettera. È piccolo, piccolo, piccolo. No, giù, dai, basta. Però non fare. Seduta. Ha scambiato un biscotto. La seduta. Oh, bambino. Gabriele e i suoi strani modi di dormire. Amore mio. Adesso che Gabriele è a casa, Alexandra è pronta per iniziare una nuova importante avventura insieme alla sua famiglia. Finito. Un'avventura fatta di notti che diventano giorno, di sorrisi, consigli e continui richiami. Ha fatto tutti, no? Lei la tre cucine. No, adesso no. Le responsabilità sono tante, ma tutti in casa fanno a gara per condividerle con lei. Guarda Lizzy cosa se ne vorrebbe fare di quel piede. Un bacino allo zio. Nonostante l'aiuto, superare le sue paure non è facile. Ma il sorriso di Gabriele è la motivazione che la spinge giorno dopo giorno. Nessuno però l'aveva avvertita che ogni neomamma deve anche affrontare un nemico invincibile: il sonno. Cristiano è pronto. Lei ha detto sì, c'ho fame, ma non si muove. Si è addormentata. Poverina, è stanca. Oggi è un giorno molto importante, è il compleanno di nonno Gianluca. C'erano grandi programmi per festeggiarlo, ma qualcosa non è andato come previsto. Abbiamo detto, vabbè, gli facciamo una cena, ci vestiamo tutti eleganti, l'antipasto, scrivo il menù. Buon appetito, auguri e festeggiato. Grazie. Non ho dormito tutta la notte, la pasta la mamma è riuscita a farla. Buona pappardella, È stato un compleanno, diciamo, diverso da come ce lo aspettavamo sicuramente, perché eravamo talmente stanchi che non siamo riusciti a fare niente. Ti devi iniziare a abituare a fare microsogni. È perché non è ogni giorno uguale, ogni giorno è a sé. Non lo so, vabbè.
Va bene. Apro il melone, lo volete? No. Sì, pure che si sveglia prendo spinto. Non puoi vivere con l'ansia. Ci sono sei braccia qui. Svegliamo 2 minuti. Quando si sveglia? Asciolla. Fagli capire che non è subito. Tu dite così, ma siete i primi che quando piange lo prendete subito. No, tu no, perché te lo passa la mamma, ma la mamma sì. Io? Mamma allora, sì. Quando viene la mamma, una volta è successo. Lascialo piangere 2 minuti. Uno è successo. Succede. Ma tu dici, lascialo piangere 2 minuti e poi lo prendiamo. È tutto diverso, prima si andava a letto alle 9. Ti svegli Gabriele, lo riaddormenti tu. Sì, sì, sì. Non riaddormento con lui. Grazie, ragazzi, non ha dormito tutta notte. Ale, tu non hai dormito 9 mesi, quindi è possibile che non dorma. Oh, ma lascialo stare, ma poverino! Si dormiva belli, pacifici, noi avevamo la nostra intimità, ma adesso è quel porto di mare. Sono andata con voi e mi sono fatto fare cose di famiglia. Ho visto, mi sono spaventato quanti siamo. Ti ho detto perché sei spaventato, 5. 5, siamo 5. Ah, io pensavo tutto. Giustamente lui voleva una compagna, non una tribù. E infatti ogni tanto glielo chiedo, faccio, ma amore, tu sei pentito di avermi sposato? Allora, però, diciamo che per questo compleanno ho ricevuto dei bellissimi regali. Tipo? Tipo, boh, non lo so. Speravo, però non ci siamo. Facciamo finta di niente. Okay. No, però, Alexandra mi ha regalato un bellissimo nipotino. Che fantasia. Mamma mi ha regalato una bellissima famiglia. Cristiano? Sorpresa! Pannocchio, ma chi è Pannocchio? Non lo so, lui è il principe. Non ti piace il Pannocchio? Sorpresa! Tanta fatica, i primi 6 mesi te lo dico sono in salita, poi una mamma che ti aiuta è una salita relativa perché io ho conosciuto ragazze della tua età che erano da sole invece, però poi c'è la discesa, quando tu ti sei organizzato, il bambino è abitudinario, se tu crei delle abitudini e non gliele distruggi, il bambino ti rispetta, l'importante è non essere quella che, non so, esci con gli amici e te lo porti dietro. Tra i vari appuntamenti per Gabriele dopo la sua nascita, la visita con la pediatra è quello che Alexandra aspettava con più impazienza. Chiassosi, ecco, fino alla prima vaccinazione niente centri commerciali. Sai che ogni tanto senti la legionella, queste malattie che uccidono, questi batteri vivono nell'ambiente umido del condizionatore. Se ero paranoica prima, adesso sono paranoica al triplo. Io ho un mucchio di domande da farle. Certo. No, allora, volevo sapere, ogni tanto li sanguina l'ombelichino ancora? Sì, è normale, andiamo, ok? Poi, ogni tanto fa così, col mento. Ho molte paure, cioè ho paura per qualsiasi cosa, ho paura per quando mangia perché magari non fa ruttino, magari me lo metto giù, magari soffoca. Devi considerare che il tuo bambino è nato a termine, ma non è maturo in tutto, per cui vedrai anche gli occhietti che sono strabici. Sì. Ci sono tante piccole cose che adesso nei primi mesi si sistema. Fai conto che lui per essere maturo completamente sarà 20, 22, 24 anni. Nel senso, è un inizio di adesso, ma la crescita è lunga, Ok, poi ha dei brufolini sulle guance. Adesso quelli li vediamo. Gli è venuto un puntino, cos'ha? Un brufolino, il caldo? Ok, il caldo va bene. Poi, allora, noi siccome dobbiamo andare in vacanza a settembre... Dobbiamo fare tranquillamente il bagnetto. Okay. Ma lo devo mettere in un salvagente. E ogni tanto la guardo e la vedo piccola e... però è mamma. Adesso prenderà la patente comunque. Sì, ha molte cose da fare, veramente tante, perché fondamentale è quello che dico sempre, studiare. Cioè, prova. Lo studio è fondamentale, perché per dare un futuro a Gabriele devi studiare. Certo, sì, sì. Faccia pappina. Dai, giochiamo un po' prima di fare la pappa. Voglio giocare con te. Perché non ci giochi mai con me? Giochi solo con i nonni. La mia vuoi solo il cibo. Amore mio, adesso perché sono i primi giorni, eccetera, eccetera, ma poi dal 15 in poi devi imparare lo stretto necessario, nel senso bagno veloce,
poppate veloce, subito a nanna, nel lettino, le coccole nel suo tempo, perché dovendo andare a scuola non si può prendere tutto questo tempo, deve avere dei ritmi regolari, capito amore? Dobbiamo cominciare a fare un attimino uno schema con degli orari, perché poi tu la mattina ti devi pure vestire, preparare, fare lo zaino, eccetera, eccetera. E lui deve essere anche bello sistemato, già mangiato. Io morirò. Eh? Morirò. Ma chi morirai? Ci sono quelli che vanno a lavorare, contando sempre che lui di tutto ciò non si ricorderà mai nulla. Ho fame, mamma. Ok? Basta rompere. Voglio solo mangiare. È passato un mese dalla nascita di Gabriele e le prove per Alexandra non finiscono mai. Liliana ha avuto una proposta di lavoro e starà fuori Monza per qualche giorno. Per la prima volta Alexandra non potrà contare sull'aiuto della mamma. Tieni un attimo che vado a lavare le mani, così fai il pezzo prima. Aspetta, non mi sa che... Ah, infatti... Abbiamo sbagliato. Quando non c'è mia mamma, non so perché, esce la casalinga che c'è in me. Guardalo, zio, guarda, invece che consolarti sta sul lettone. Che io ho appena fatto. Inizio a fare i letti, a passare l'aspirapolvere, a pulire casa. Cioè, mi piace che gli faccio trovare le cose in ordine, perché così torna a casa, è rilassata, si tranquillizza. Quindi quando mia mamma mi ha detto che doveva andare a lavorare, ho detto ciao, non mangio più, cioè per 4 giorni non mangio, perché come faccio a cucinare? Prima, mi sa che oggi hai vinto un biglietto per preparare la pasta. Sì. Cristiano, quello ci appoggia il bambino. Nonostante sia difficile rassegnarsi all'idea di dover fare proprio tutto da sola, Alexandra non si perde d'animo. È sempre stata una ragazza determinata e davanti alle difficoltà lo è ancora di più. Con un piede facevo una cosa, con l'altra giravo, poi ho fatto fare pure i compiti a Cristiano. Allora, ci sono diversi tipi di radici. Ad esempio, la radice della carota non sarà mai la stessa radice dell'edera, mentre quella di prima era una radice unica che poi si divideva in radici più piccoline. Dai, vai, ripeti, clicco. Ci sono vari tipi di radici in base al compito in cui sono specializzate. Ripeti da capo senza sbirciare. Ma non ho sbirciato. Sì, Cristiano. Un tentativo dopo l'altro, tra un pianto di Gabriele e un rimprovero a Cristiano, Alexandra si rimbocca le maniche e riesce a trovare il modo per uscirne con successo. Mi sono sentita soddisfatta, arrivata sera, che ho detto sono riuscita a fare tutto. Ero stanca morta, alla fine, però è stato divertente. Buongiorno. Ti sei svegliato prima della sveglia? Come siamo belli svegli stamattina. Eccola la sveglia. Quanto ti sei svegliato prima però, Andiamo, cominciamo questa giornata. Dani! Grazie. La mia vita al momento è questa. La mattina mi alzo, vado a scuola, torno e c'è Gabriele, non c'è nient'altro, ma in realtà anche quando sono a scuola la mia testa è comunque con Gabriele. Che non l'ho sentito oggi. Sono quanto porto chiuse. Oggi c'ho la verifica. Di che? Indovina. Francese. La mia materia prese. Quindi arrivi alle 3. Pranziamo alle 4. Gabri, oggi di tutto di più di te, eh? Era
rapporto con Gabriele me lo chiedono in molti, ogni volta dico... E quando ci penso, penso... Dammi le gambette! Mi hai rubato tutto! L'amore... non lo so, mi convince, quindi diciamo che ho lasciato perdere, ho detto il principe azzurro arriverà, se non arriverà ce n'ho uno per tutta la vita, quello è poco ma sicuro. Essere una mamma singola ha i suoi vantaggi, perché è tutto per me. Sono una mamma single, ma dietro c'ho la gang. Mamma, marito di mamma, che per me è come un papà, mio fratello, il cane, Gabriele in braccio. Non ci ammazza nessuno. Che buona è la pappa del nonno! Non ti faccio capire. Oggi gli ho parlato a Gabriele perché mi capita di averlo ogni tanto tutto per me. Belli che siete. Gli ho promesso di fare tante cose con lui, quindi ci divertiremo insieme e gli farò scoprire tante belle cose della vita. Quindi è fortunato, sicuramente. Che c'è, nonni? Tra poco arriva la mammina, eh? Ci siamo! Da Alexandra auguro di vivere e godere della vita, perché veramente ti dà cose belle e sono fermamente convinta che le dia a tutti. Buona pizza! Ciao amore. Mi chiamo un po' tanto e tu. Abbiamo mangiato, ma questo bimbo non vuole fare la mamma. Non so io come mi sarei comportata alla sua età. Come avrei affrontato e se avrei avuto il coraggio di fare la scelta che ha fatto. Di la parolina, dai. Mamma. Nonna. No, mamma. Perché mamma? Perché mamma? Mamma. 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 Il mio giubbino. Dammi la manina. No, dai, spingimi. Non ho mai creduto tanto nel termine casa dolce casa finché la mia famiglia non è diventata così unita e quindi ora sono super felice che sia così.